scalda il cuore e accende il cervello la magia di una vittoria in un derby, crea un rischio che potrebbe tramutarsi nel pensare di essere arrivati all'obiettivo. Oggi Agrigento vuole vincere la quinta partita consecutiva per continuare l'inseguimento e sognare la seconda partecipazione di fila alle Final Eight di Coppa Italia. Buonasera amici telespettatori dalla Pala Moncada di Porto Empedocle, Fortitudo Agrigento Basket Scafati, Serie A2 Girone Ovest. Buonasera da Salvo Tripirò e da Michele Giovanà. Allora Michele, subito la presentazione della partita con due squadre che arrivano da due momenti simili, dato che Scafati viene dalla vittoria a Scacciacrisi contro Reggio Calabria, per Agrigento invece quarta vittoria consecutiva proprio nel derby contro Trapani, un momento quasi magico che potrebbe concludersi appunto con la qualificazione che, ripetiamo, lo diciamo fin da ora e lo ripeteremo durante il corso della partita, non è matematica in caso di vittoria stasera. Sì, Scafati arriva da una vittoria che dà leggermente un po' di morale alla squadra campana, visto che arriva da un momento e da un inizio di stagione parecchio difficili, con tanti cambi di allenatore, ben tre allenatori cambiati da agosto ad oggi, tanti cambi nel roster, ancora sicuramente non definitivo, visto che anche questa sera giocherà solo con uno straniero, che è Naimi. Invece Agrigento è in una situazione, in uno stato di forma assolutamente eccezionale, anche se questa sera, oltre alla lunga assenza di Canastella, si aggiunge quella di Evangelisti per un piccolo problema fisico, però sicuramente lo stato morale della squadra di Franco Ciani è alle stelle, visto che si gioca l'accesso alla Coppa Italia, cosa che meno di un mese e mezzo fa era assolutamente insperata. Quindi ci aspetta sicuramente una grande battaglia. Partita contraddistinta dalle assenze, da una parte Johnson per Scafati, dall'altra Evangelisti e Carastella, Evangelisti infortunato all'ultimo minuto. Andiamo a leggere i quintetti delle due squadre, con Scafati che si presenta in campo con Perez con il numero 22, Santiangeli con il numero 33, con il numero 12 Ammannato, con il numero 10 Naimi, con il numero 8 Fantoni, per Agrigento invece numero 32 Belolter, numero 21 Piazza, numero 0 Bucci, numero 13 De Laurentiis, numero 2 Karim Buford. Arbitreranno questo incontro la quindicesima giornata del girone Ovest Agrigento Scafati, signori Tirozzi, Longobucco e Dionisi. È tutto pronto per la palla 2 qui alla Pala Moncada di Porto Empedocle, se la contenderanno Belolter e Ammannato. Il primo possesso è di Agrigento ed è tra le mani di Alessandro Piazza, e subito in posta l'azione, va in post basso da Buford contro Santiangeli. Buford si gira in fadeaway col suo classico tiro, guarda subito la curva per indirizzare bene la partita, 2-0. Franco Ciani è stato subito chiaro, si è visto in questa prima azione, andare in post basso per Perry Buford per sfruttare la sua maggiore altezza contro Santiangelo. Subito Fantoni in punta che cerca il consegnato per Naimi, non lo trova, complice la pressione di Piazza, pick and roll Perez Fantoni che vede Naimi in punta ancora, finta contro Piazza, Naimi si alza da due punti, trova un ottimo canestro, 2-2. Ottima esecuzione da parte di Naimi, sicuramente pericolo offensivo numero uno per Agrigento. Belolter, arriva il pallone per Bucci, show difensivo di Fantoni, è libero Belolter che riceve, recupera Fantoni, ma Belolter cerca di punirlo, non trova il fondo della retina, possesso che torna nelle mani di Scafati. Anche qua buona azione offensiva da parte di Agrigento, ottimo tiro preso dalla media, dall'altra parte ancora Naimi, prova a entrare totalmente in partita ma sbaglia la tripla. Ha scattato Buford che non ha ricevuto vicino al ferro, riceve adesso, Buford va fino in fondo, appoggia al canestro, quasi schiaccia, non trova la schiacciata ma trova i due punti del 4-2. Mismatch assolutamente da cavalcare, Santiangeli non ha le gambe e l'atletismo per tenere uno straripante Buford. Si concretizza il pick and roll tra Naimi e Ammannato che poi spreca tutto, anzi Fantoni che poi spreca tutto con lo scarico impreciso verso Santiangeli, si riprende dal 4-2, 8 minuti e 21 alla fine di questo primo quarto, possesso nelle mani di Agrigento che vede di orchestrare bene questa azione, ribaltamento di Belolter verso Buford, Buford va di nuovo a De Laurentiis, altro ribaltamento, blocco di De Laurentiis,
Piazza, vede l'uscita di Belholter a 10 secondi alla fine dell'azione offensiva, ancora Piazza, prende il blocco di Belholter, arresto, tiro, secondo ferro, tiro piuttosto brutto, transizione di Scafati che trova subito Fantoni, ben posizionato, stava per arrivare come un treno Buford, Fantoni bravo a proteggere il pallone e a schiacciarlo per il 4-4. Ottima transizione, ottima corsa da parte di Fantoni. Bucci prova la tripla, non va, rimbalzo di Fantoni. Adesso Naimi ancora, arriva un altro blocco con Fantoni. Naimi, lo scarico per Mannato. Vada Naimi ancora Mannato, buono l'anticipo di Piazza, bravo De Laurentiis anche a buttarsi e a riconquistare il pallone, contropiede di Agrigento, scarico per Buford che fa saltare Perez, ma pesta la linea laterale del campo restituendo il pallone a Scafati. Meravigliosa difesa dall'altra parte di Agrigento, con Piazza che sta benissimo contramannato in post basso, poi ottimo tuffo di De Laurentiis per recuperare questo pallone, purtroppo non concretizzata la transizione offensiva di Agrigento. Blocco di Perez a favorire Naimi, ancora prende il blocco di Fantoni, ottimo lo scarico per Ammannato che ha tanto spazio per bucare, non arriva il canestro, Buford ancora un altro contropiede, spazza via tutti, Buford poi si ferma, temporeggia, aspetta l'arrivo di Belholter che gli porta il blocco, palla bassa per Piazza che riesce comunque a controllarla, ancora Piazza fino in fondo, altro arresto, altro tiro, questa volta arriva il canestro di Alessandro Piazza. Bravissimo Alessandro Spiazza a lasciare, a sfruttare lo spazio che gli ha lasciato Naimi, in questo caso ruba palla e va da solo ad appoggiare comodamente due punti per l'8-4 Agrigento a 6 minuti alla fine. Scippo di Alessandro Piazza su Naimi, la velocità di mani del play bolognese lo rende uno dei più pericolosi in attacco ed in difesa di questa Lega, ancora Naimi con lo show difensivo di Belholter, Ammannato si butta dentro, appoggia al vetro, un ottimo canestro dell'ex giocatore della Viola Reggio Calabria. Adesso Piazza va subito col consegnato per Bucci, arriva De Laurentiis per il blocco, Bucci si butta dentro, ottimo lo scarico per De Laurentiis che trova un tiro comodo, 10-6. Bravissimo Bucci ad attaccare forte l'area, i due difensori rimangono a metà strada tra lui e De Laurentiis, perfetto scarico, De Laurentiis deve solo appoggiare dolcemente al tabellone. Santiangeli trovato Ammannato, ancora Santiangeli da tre punti, tripla difficile, gran canestro di Santiangeli. È 10-9 il punteggio, accorcia subito lo svantaggio Scafati, Piazza adesso va da Bucci, De Laurentiis, taglio di Buford sotto il canestro che si gira alla grande, appoggia il 12-9 sfuggendo alla difesa di Santiangeli. Da cavalcare sicuramente Perrin Buford in attacco, ripeto, un mismatch abbastanza chiaro, troppo atletico l'americano di Agrigento. Naimi ancora, gran taglio di Ammannato, visto benissimo da Naimi. Scafati che costruisce bene in attacco. Adesso Piazza chiama lo schema per favorire l'uscita di Buford che riceve. Buford contro Santiangeli, restituisce il pallone a Piazza, ancora Piazza. Va contro Naimi, altro blocco di Belholter, Piazza si sposta ancora in palleggio, c'è Belholter sotto il canestro che commette infrazione di 3 secondi offensivi e il pallone torna nelle mani della squadra in completo blu. Ottima difesa qua da parte di Scafati, mette pressione molto forte su Alessandro Piazza, non lo fa ragionare, 3 secondi abbastanza evidenti da parte di Belholter. Naimi ancora da tre punti, trova un gran canestro e il vantaggio di Scafati, ancora con un ispirato Naimi. Grandissimo tiro, ci ha voluto veramente un centimetro di spazio per mettere questa bomba fondamentale per mantenere il ritmo e in partita Scafati. Fallo di Santiangeli, primo della sua partita, primo di squadra per questo primo quarto per Scafati. Adesso Bucci va da Piazza, ecco Piazza ancora che cerca il backdoor per Bucci, è una buona idea, intercetta con il piede e quindi commette infrazione Naimi, giocatore al rientro dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo, mentre è pronto a entrare subito Nicolas Crowe per Scafati,
Buford ancora a giocare a due con Belholter. Buford si butta ancora dentro, va a trovare la via del tiro, piazza, trova poi Belholter che subisce un fallo palese da parte di Santiangeli. Qui ancora piazza con la velocità di pensiero e di mani che riesce a riconquistare il pallone e concedere due tiri al suo pivot Belholter. Mai rilassarsi quando c'è piazza nelle vicinanze, con i suoi piedi velocissimi come le sue mani è sempre in agguato per rubare il pallone e recuperarlo per la sua squadra. Questa volta ne approfitta Belholter, che andrà in lunetta con due tiri liberi sul 12-14 per Scafati a 4 minuti dalla fine. Abbiamo visto in questi primi 5 minuti le chiare idee difensive di coach Franco Ciani, quindi mettere grossa pressione sul playmaker di Scafati, questo Naimi, che sicuramente è il miglior marcatore della squadra campana, cercando magari di lasciare un po' più di spazio in questo caso ad Ammannato, che ha sfruttato molto bene lo spazio lasciato dalla difesa grigentina. Uno su due di Belholter che ricompone il punteggio sul 13-14 in favore degli ospiti. Adesso Naimi, cambio difensivo con Bucci che lo segue. Naimi non va fino in fondo, Fantoni che poi trova un grande scarico per Crow, orchestrata alla grande questo attacco di Scafati, 13-17. Sì, qua mezzo show di Belholter, che non è stato né dentro né fuori, non ha né fermato la palla né fermato la penetrazione, è stata un po'. E qua gran palla ancora di Alessandro Piazza per Rino De Laurentiis, che deve solo appoggiare il ferro. Purtroppo per Scafati questi palloni li vede solamente Alessandro Piazza. Adesso Crow, pick and roll con Ammannato che si sposta in palleggio, si mette in proprio contro De Laurentiis, trova un buon tiro Ammannato ma lo sbaglia. Adesso Piazza con il contropiede, Piazza va fino in fondo, trova De Laurentiis, poi Belholter da tre, aperto secondo ferro, rimbalzo di Crow. Buon tiro, ottima transizione, tiro ben preso da parte di Belholter, che ha sicuramente la fiducia e la percentuale in questo inizio di stagione per prendersi anche questi tiri in transizione da tre punti. Rimessa laterale per Scafati. Affidata alle mani di Nicolas Crow. Sposta Naimi che riceve, blocco di Fantoni ancora fino in fondo, va ad appoggiare un ottimo canestro, ancora Fantoni in grande forma oggi. Sì, in grande forma, come detto in precedenza si tende di più a pressare magari Naimi per non farlo ragionare, però sta trovando ottimi scarichi per i suoi compagni. Errore da tre punti di Bucci, non arriva il rimbalzo offensivo di De Laurentiis che devia il pallone fuori, la palla si spegne sul fondo e torna nelle mani di Scafati mentre entra per la squadra di coach Perdichizzi Lorenzo Panzini al posto di Naimi che esce dal campo, ancora in panchina a Baldassarre. Evidentemente sta convincendo la prestazione di Ammannato. Panzini, ecco il suo primo pallone toccato, trovato Crow ancora da tre punti, anche questa difficile, arriva l'errore, Piazza con un mezzo tap out riesce a trovare il possesso, transizione per Agrigento, arriva il blocco di Belholter, De Laurentiis va da Bucci, ancora Bucci va da Belholter che restituisce il pallone a Piazza ancora si butta dentro, non trova nessuno per lo scarico, arriva un tiro troppo difficile anche per lui. E altra palla persa di Agrigento che non costruisce bene questa volta in attacco. No, Agrigento si sta passando molto bene la palla, sta facendo muovere molto bene la difesa di Scafati, però non riesce ad attaccare in maniera decisa il ferro e a trovare soluzioni facili. Nato, altro grande scarico per Fantoni che segna, subendo il fallo andrà in lunetta con il libero aggiuntivo sul 15-21. Scafati assoluta padrona di questo primo quarto. Sì, assoluta padrona anche qua, grande collaborazione offensiva tra i due lunghi, un po' lenta la rotazione difensiva agrigentina. Sicuramente in questo time out Franco Ciani
sottolineerà la poca aggressività e la poca reattività difensiva che si è vista, che si è vista in questi primi 9 minuti da parte del quintetto siciliano. 15-21 il parziale, 1:35 dalla fine. Sta soffrendo tantissimo il pick and roll Agrigento, azione insistita di Scafati che porta il blocco di uno dei due suoi lunghi, trovando poi il pallone o per il canestro o per lo scarico fuori. E per adesso l'attacco sta funzionando bene, sicuramente Gianni starà trovando una soluzione per difendere in maniera diversa. Rientrano le squadre in campo, rotazioni più corte rispetto al solito per entrambe le squadre, in particolare per Agrigento, al quale mancano due titolari che sono Chiarastella e Evangelisti. Si riprende con il libero di Fantoni, che proverà a concretizzare il gioco da tre punti che porterebbe Scafati sul più 7 addirittura. Va Fantoni, che conosce benissimo questo palazzetto dato che giocò con Torino la famosa finale persa poi da Agrigento al meglio delle 5 gare per 3-2, finale che consegnò la promozione a Torino in Serie A. Adesso Buford va da De Laurentiis, piazza, trovato con un lob ben oltre, lo scarico per Buford, troppo morbido, intercettato facilmente da Mannato, fallo di Bucic, secondo di squadra, prima della sua gara, mentre dalla panchina si alza per entrare in campo l'eroe di Trapani, Innocenzo Ferraro, 4/5 per lui da 3 nel derby di venerdì 23 dicembre, la tripla della vittoria in step back che ha fatto il giro del web e lo ha fatto ancora di più apprezzare dal pubblico agrigentino. Entra Innocenzo Ferraro, esce un distratto Belotter, entra dall'altro lato Patrick Baldassarre per un ottimo Fantoni. Sì, decisamente un ottimo Fantoni. A differenza delle altre partite, Agrigento puntava molto nel dare la palla dentro al suo lungo nelle prime azioni. In questo inizio di partita, grazie anche alla ottima difesa fisica e molto tecnica da parte di Fantoni, è stato limitato molto bene il lungo americano di Agrigento. Cross, step back da 3 punti, arriva un'ottima stoppata di De Laurentiis, piazza in contropiede, velocissimo, trova il fallo. Trova due tiri che porterebbero sul meno 4 Agrigento a 55 secondi dalla fine di questo primo quarto. Questo è quello che deve fare Agrigento, grossa pressione difensiva, grande difesa, palle recuperate e correre in transizione, così diventa davvero, davvero inarrestabile. Piazza si appresta a tirare i suoi 2 tiri liberi. Vediamo il primo di Alessandro Piazza. Altro errore dalla lunetta, la palla letteralmente entra ed esce. Secondo di questa partita dopo quello di Belotter in precedenza. Vediamo il secondo di Piazza, che mette il canestro del 21-16, 55 secondi alla fine, possesso nelle mani di Scafati che lo gestisce con Panzini. Baldassarre riceve, passo sulle gambe De Laurentiis, arriva il taglio di Perez, non servito, seguito nuovamente Panzini, si sposta a Mannato per il blocco, show difensivo seguito benissimo da Ferraro, che favorisce il recupero di Buford, che non vede neanche Panzini, appoggia il 18-21. Hai detto bellissimo, non l'ha neanche visto, ha saltato come non ci fosse nessuno davanti a lui per appoggiare dolcemente il meno 3 sul 18-21, a 21 secondi dalla fine. Ancora Innocenzo molto aggressivo, giustamente, perché la squadra non è ancora in bonus e quindi è giusta la sua aggressività anche oltre il limite del fallo per cercare di recuperare palla e quindi il gap con la squadra di Scafati. Vediamo adesso Crow che batte la rimessa. Amy.
gestirli tutti i secondi, sfugge a Piazza, poi lo scarico per Ammannato che riesce a ricevere in qualche modo, si va a prendere il fallo e due tiri liberi. Leggermente in ritardo il lato debole, Piazza ha battuto un po' troppo presto, si aspettava che Naimi giocasse il pick and roll fino alla fine dei secondi a disposizione di Scafati, invece è partito in anticipo lasciando un po' impreparato Alessandro Piazza. Fortunatamente gli arbitri vedevano un'azione di passaggio, quindi niente tiri liberi per Scafati. Naimi, Ammannato porta il blocco, Naimi contro Ferraro, Ferraro deve stare basso sulle gambe, ottima difesa di Ferraro, ma trova lo scarico Naimi per Ammannato, solo secondo ferro. Il primo quarto si conclude sul 18-21 in favore di Scafati con l'errore di Ammannato. Pronti per un secondo quarto, nell'attesa che cominci io farei una sottolineatura sul pubblico agrigentino che oggi ha risposto bene alla serie di vittorie di Agrigento. Certo, il periodo aiuta perché è un periodo natalizio, chi sta fuori torna a casa, è un infrasettimanale, quindi probabilmente anche più comodo, però un commento lo vogliamo fare. Sì, ottima cornice di pubblico questa sera al Pala Moncada, tribune molto molto piene, sicuramente anche i rientri per le vacanze natalizie di tutti i grandi tifosi che durante l'anno lavorano o studiano in giro per l'Italia ha fatto sì che si riempisse un po' di più il Pala Moncada, quindi forse anche i giocatori si sono un attimo trovati spiazzati, hanno iniziato un po' in maniera un po' più tesa la partita, ma sicuramente adesso coach Franco Ciani riuscirà con le giuste parole, i giusti accorgimenti a far ritrovare la sua squadra quella aggressività difensiva che in queste ultime quattro partite è sicuramente stato il fattore in più che ha fatto vincere ad Agrigento le ultime quattro. Ritorna in campo, entra Ruben Zugno, uscito Ryan Bucci, quindi doppio playmaker per Agrigento. Per quanto riguarda Scafati, torna in campo Fantoni. Fa sedere in panchina Ammannato. Crow che si appresta a battere la rimessa. Panzini, trovato Naimi, va via Naimi, alza la parabola, arriva l'errore, vola sopra il ferro Buford a recuperare il rimbalzo. Zugno va da Piazza, molto ben posizionato per il tiro da due, arriva l'errore, rimbalzo del sempre presente Ferraro che trova il taglio di Ruben Zugno che può solo appoggiare al vetro, un tiro comodissimo. Rimbalzo offensivo e grande assist di Ferraro che fa entrare in partita anche il pubblico, e dall'altra parte Alessandro Piazza con un'ottima posizione davanti a Naimi, va a fargli commettere il fallo di sfondamento e un'altra palla recuperata per Agrigento per tornare in vantaggio. 20-21, 9-28 dalla fine. Ottimo inizio di secondo quarto per Agrigento. Ecco Piazza adesso. Difesa zona per Scafati. Ancora Piazza, trova Ferraro. Piazza nuovamente ha tanto spazio per prendere la tripla e metterla. 23-21. Scafati prova ad adeguarsi su questo gioco d'attacco di Agrigento mettendosi a zona e poi seguendo i tagli, qualcosa non ha funzionato, chilometri di spazio per Piazza che ne approfitta. Fallo commesso da De Laurentiis, il primo della sua gara. Rimessa per Naimi. Che trova Baldassarre. Restituito il pallone a Naimi ancora.
blocco di Fantoni, show di Ferraro che lascia libero Fantoni, gran palla di Naimi. Oggi la collaborazione funziona bene, Agrigento ancora non riesce a trovare questa soluzione difensiva al pick and roll insistente di Scafati. Sì, Naimi prende molto bene questi blocchi e sono molto bravi anche i lunghi di Scafati a portargli questo blocco in velocità ma in maniera statica, e quindi la difesa si trova sicuramente in affanno. Ferraro fa saltare Fantoni, si butta dentro di mano sinistra, continua il momento magico di Innocenzo Ferraro. Bravissimo, ormai tutti preoccupati del suo tiro da tre punti, in questo caso leggera finta, Fantoni a bocca e va ad appoggiare comodamente da due punti. Altra azione che dal lato debole, un po' distratto Zunio, si lascia tagliare dietro la schiena da parte di Croc, fortunatamente sbaglia da mezzo centimetro e quindi solo due tiri liberi per lui. Ripetiamo il punteggio, 25-23 per la Fortitudo, 8 minuti dalla fine del secondo. Due liberi per Nicolas Grow. Errore nel primo. Uno dei tre confermati di Scafati insieme a Baldassarre e a Bannato che siede in panchina in questo momento. Arriva il secondo libero di Crow che mantiene l'equilibrio in questa partita. Del resto Scafati qui non è venuta come vittima sacrificale. Adesso Zugno, De Laurentiis, vada Buford, ancora Buford si mette in proprio col suo palleggio, arriva l'errore, rimbalzo di Perez, può ripartire l'azione offensiva di Scafati. Naimi, altro blocco ennesimo, quello di Fantoni, Naimi questa volta va col tiro, altro fallo di piazza che manda in lunetta il giocatore israeliano di Scafati. Bravo, da qua sembrava molto bravo Alessandro, che sia stato molto bravo Alessandro Piazza a mettere la mano in mezzo tra il braccio e il viso senza toccare il giocatore israeliano di Scafati, però gli arbitri sono sicuramente più vicini di noi e avranno valutato sicuramente meglio il contatto. Intanto Naimi sbaglia il primo tiro libero, nonostante sia un ottimo tiratore dalla lunetta con l'84% in stagione. Parità sul 25 pari a 7-3. Adesso Piazza, perfetta parità sul 25. Ora Piazza va da Zugno che va da tre punti, solo primo ferro per lui, rimbalzo di Scafati, transizione per i campani, trovato Fantoni, riconsegnato per Naimi, altro blocco di Fantoni, Naimi va da tre punti, la palla entra ed esce. Comincia il contropiede di Agrigento guidato da Piazza che va ancora da Zugno con personalità. Ruben Zugno, sbaglio la prima, ritento la seconda e segno. 28-25. Bravissimo Zugno a prendersi questa tripla senza esitare, col giusto ritmo e col giusto atteggiamento. Chiaramente la palla lo premia, tre punti per lui. Baldassarre trova lo scarico per Perez che a sua volta va da Naimi, altro pick and roll, altro pallone messo bene per Fantoni che viene stoppato da Buford. Il possesso però rimane nelle mani di Scafati. Ferraro qui si è lamentato con Buford perché dopo la stoppata si è un po' disinteressato dell'azione. C'è da dire che il pallone stava già sfilando sul fondo, esce tra gli applausi Alessandro Piazza, rientra Ryan Bucci. Sì, anche prima Barry Buford leggermente in ritardo sull'ottima collaborazione tra i due lunghi campani, ci mette una pezza alla fine col suo ottimo atletismo stoppando da dietro Fantoni. Adesso un solo secondo per l'azione di Scafati. Vediamo come deciderà di creare questa azione Scafati, perché un secondo è obiettivamente molto difficile. Trovato praticamente nessuno perché Baldassarre recupera il pallone, non ha il tempo ovviamente per tirare. Gestita malissimo questa rimessa, si rimane sul più 3 in favore di Agrigento. Gestita molto male da Scafati, ma difesa molto molto bene da Agrigento, che ha chiuso tutte le possibili linee di passaggio semplici per un'azione da un secondo.
Buford a spasso per il campo, Buford va da tre punti completamente fuori dai giochi, solo primo ferro per lui. Adesso Naimi, blocco di Baldassarre, si concretizza il pick and pop con Baldassarre che va da tre punti, buon tap-out di Perez che regala un extra possesso per Scafati, non tesaurizza nulla Crow perché sbaglia un canestro comodo, Baldassarre in qualche modo riesce a uscire il pallone ancora per Crow, nuovamente Baldassarre, altro errore, rimbalzo offensivo di Fantoni che non trova il canestro, il rimbalzo viene recuperato dopo una tonnara da Buford, arriva il fallo tecnico per Fantoni che esagera con le proteste e regala un tiro libero più possesso alla squadra di Cocciani. Grazie a Agrigento della tonnara sotto canestro, tre errori da vicinissimo per la Givova Scafati, si lamentano per dei falli i giocatori campani, ma evidentemente così non è stato. Tre errori semplici, Ryan Bucci segna il tiro libero per portare la Fortitudo sul più 4, 29-25 a 5.50 dalla fine. Zugno, ecco Buford adesso consegnato ancora per Zugno, trovato Ferraro, Buford ancora, Buford contro Baldassarre, crossover, step back da due punti, gran pulizia ma non trovato il canestro, altro rimbalzo di Fantoni che già è pronto per posizionarsi per il blocco su Zugno, Naimi sfugge via, Naimi arresto, tiro bersaglio di Naimi, 29-27. Molto molto bravo qua Naimi a sfruttare il pick and roll, a leggere lo spazio libero per prendersi questo palleggio, arresto e tiro, che è sicuramente una delle sue specialità. Bucci trovato De Laurentiis che fa saltare Perez ma commette infrazione di passi, entra, esce proprio Perez, entra Santiangeli sul 29-27, Ciani ha qualcosa da dire all'arbitro? Sì, anch'io avrei qualcosa da ridire. Qua un fischio più per il movimento non proprio fluido e anche, possiamo dirlo, un po' bruttino, ma da qua l'infrazione di passo mi sembrava proprio non esserci. Naimi si gira contro Zugno che lo tiene alla grande, ma Naimi con una magia riesce a trovare lo scarico, arriva il rimbalzo di Baldassarre che forse prima di aver preso il rimbalzo ha un po' spostato troppo in maniera veemente Ferraro, qualche dubbio. Adesso Zugno, mentre Scafati ha trovato il pareggio, Bucci trovato bene De Laurentiis, non tira, arriva lo scarico eseguito molto male da parte di De Laurentiis, qui Zugno aveva recuperato il pallone ma c'è stato un fallo ai danni di Naimi, possesso nelle mani di Scafati. Esitazione fatale per De Laurentiis, invece di prendersi un buon tiro che è nelle sue corde con molto spazio ha esitato un attimo, poi passaggio prevedibile nelle mani di Naimi che si va a prendere un altro fallo. 4-0 di parziale per Scafati e di nuovo partita in parità. Crow ancora per Naimi, altro blocco di Fantoni, altro pick and roll, Fantoni fa saltare Belholter, arriva il rimbalzo di Crow che poi non riesce a tenere il pallone in campo, possesso quindi che torna nelle mani di Agrigento. Ennesimo errore da vicino per Scafati dopo un ennesimo rimbalzo offensivo preso da Scafati. Dall'altra parte per Perrin Buford, palleggio arresto, tiro storto, se le danno di santa ragione Ferraro e Baldassarre, si allacciano i due, in questo caso credo premiato il lungo di Agrigento, sì è proprio così, quindi rimessa dal fondo per Agrigento che avrà altri 14 secondi. Esce Naimi, entra nuovo il numero 14 Panzini. Bucci adesso la rimessa per Buford. Buford ottimo scarico per Berholter da due punti, altro errore, arriva Ferraro che riesce a trovare il tap out, poi Buford va a segnare il nuovo vantaggio da Agrigento, ma altro lavoro sporco invisibile di Ferraro che regala due punti da Agrigento. Sì, questo è un rimbalzo che non va nelle statistiche ma è stato fondamentale il suo tap out
per i due punti poi di Ferri più, perché Meleccia in aria subendo anche il contatto. Dall'altra parte, grandissimo Belolte, super stoppata su Fantoni. Zugno, transizione di Agrigento che si ferma improvvisamente, Zugno ancora contro Baldassarre, Zugno si ferma, va ad appoggiare in mano destra! Che canestro di talento di Ruben Zugno, 33-29, gran momento agrigentino. Di talento e un grande canestro, molto molto tecnico, finta, passo e tiro con una grande sensibilità nei polpastrelli. Ma veramente grande, grande, grande azione di Ruben Zugno. Dall'altra parte, Belloltre con una stoppata, cancella la schiacciata ormai fatta da parte di Fantoni. Contro break di 4-0 per Agrigento, per riportarsi sul 33-29. Nel frattempo Scafati continua a insistere con questo pick and roll. Sì, è il gioco anche di coach Pernichizzi, punta molto sul pick and roll, poi avendo un giocatore come Naimi che sa giocare alla perfezione questo blocco portato dai suoi lunghi, è giusto cavalcare questa opzione, questo gioco offensivo. Dall'altra parte Agrigento sta riuscendo a mettere un po' più di pressione sul palleggiatore, però la partita è ancora tutta lì da giocare. 3 minuti e 20 dalla fine del secondo quarto, è ancora partita in pieno bilico. Panzini va da Santiangeli, che trova nuovamente lo scarico per Ammannato, ancora Santiangeli nuovamente per Ammannato, ancora Ammannato per Santiangeli, questa volta si arresta, decide, tira e trova un ottimo canestro del meno uno. Se fossi stato in Belloltre sarei stato un po' più aggressivo su di lui, visto che Santiangeli fa del tiro da 3 punti una delle sue migliori caratteristiche, avrei provato a farlo penetrare, però così è, 3 punti per Scafati che si riavvicina sul meno uno. Crow va in post medio da Baldassarre, che deve giocarsela con uno difficile come Buford, gestisce benissimo i piedi e il corpo Baldassarre, che trova nuovamente il vantaggio per Scafati. Adesso Zugno, 2 blocchi, quello di Ferraro e quello di Belloltre, premiato quello di Ferraro. Zugno ancora fino in fondo e ancora altri 2 punti a referto per il giovanissimo proveniente da Caltanissetta. Bravissimo anche qua, si mangia in un sol boccone Panzini, lo lascia lì e va a depositarne 2 facili. Dall'altra parte Crow con molto spazio sbaglia la tripla, ottimo rimbalzo ancora di Ferraro. Zugno con il blocco di Bucci, c'è Belloltre libero, si stacca anche Buford da 3 punti importanti, altro errore, commette fallo Belloltre, anzi no, lo commette Ammannato il fallo, e quindi il possesso è nelle mani di Agrigento mentre rientra Naimi. Si è sentita l'assenza in queste azioni d'attacco di Naimi. Esce di nuovo Panzini, rientra il giocatore israeliano con il numero 10. Applauso in queste azioni agli arbitri, perché hanno visto la leggera sceneggiata di Ammannato, che ha provato a farsi fischiare un pallo, ma è stato lui il primo ad allacciarsi. Zugno qui con Buford che quasi riesce a trovare un mezzo miracolo. Nel frattempo Zugno sbaglia, ma io sottolineerei la voglia di mettersi in mostra, la leggerezza mentale con la quale sta interpretando questa partita, prendendosi i tiri giusti, anche con qualche rischio, ma dimostrando grande personalità. Sì, è sicuramente la sua caratteristica migliore. Quasi palla recuperata intanto da parte di Perry Buford. 9 secondi sul cronometro per Scafati. Sì, 9 secondi per concludere questa azione. Si stacca Naimi che riceve subito, va in penetrazione Naimi, trovato un ottimo scarico per Santiangeli, arriva l'errore, il rimbalzo è di Buford, c'è Bucci ben posizionato, non visto da Buford, che poi prova ad andare fino in fondo, va fino in fondo al ferro, arriva l'errore, Baldassarre recupera e lancia la transizione di Scafati con Crow ben posizionato per il tiro da 3, arriva un altro errore, la palla si spegne sul fondo.
nuovamente nelle mani di Agrigento il possesso. Sì, giustamente Naimi, dopo una buona azione difensiva, dice al suo compagno di squadra di fermarsi un po', di non prendere questo tiro affrettato, ma evidentemente Cross la sentiva, così non è andata. Ancora bravissimo Zugno, forse un fallo non fischiato, errore da avvicinato per lui. Dall'altra parte Naimi, arresto e tiro, sbaglia anche lui, quasi un po' concitata dalla partita. Bucci da tre, Ryan Bucci, mentre Naimi subito all'altra parte con lo scarico per Belolter, arriva il fallo immediato per evitare un tiro comodo di Ryan Bucci. Tripla pesante di Bucci che manda sul più 4 Agrigento. Baldassarre adesso in lunetta per due tiri liberi. Grandissima tripla a fermare delle azioni un po' troppo convulse. Dall'altra parte Scappati continua ad alzare il ritmo, invece trova molto bene Baldassarre che sbaglia il primo tiro libero. Bucci al limite del fallo antisportivo, perché si è voluto fare fallo ma non si è interessato moltissimo della palla. Però bene così, primo errore per Baldassarre, assegno il secondo, Agrigento più 3, 38-35 a 36 secondi dalla fine. Zugno va da Bucci, vuole staccarsi Belolter, ci riesce, pallone ancora per Buford contro Crow, pick and roll con Belolter, non servito il taglio dell'americano. Bucci, arresto, tiro, errore, rimbalzo offensivo di Belolter, c'è Bucci ben posizionato, ignorato da Belolter che poi è ancora una volta distratto e si fa rubare il pallone. Bucci recupera il pallone ma commettendo fallo. Altro giro lunetta per Naimi, dato che questo è il quinto fallo di squadra di Agrigento. Sì, bravissimo Mannato a dare il contatto e a togliere il contatto contro Belolter e poi a sporcargli la palla da dietro. Naimi ne approfitta immediatamente andando a buttarsi con forza e veemenza verso il pelo, guadagnandosi due tiri liberi. Mette il primo, riporta i suoi a meno 2 a 9 secondi dalla fine. Doppia cifra per Naimi che firma il decimo punto, esce insieme a Santiangeli lasciando il posto a Panzini e Perez. Adesso Buford in postazione, ultimi 5 secondi, deve velocizzare. Ferraro fa saltare Baldassarre, arresto, tiro, errore, teppin di Belolter che quasi trova il canestro, sarebbe stato un importante canestro. Invece Agrigento va insieme a Scafati a riposo sul 38 a 37. Commento su questi primi due quarti di Michele Giovanotto. Ma due quarti sicuramente molto molto piacevoli. Si è visto un bel basket, sicuramente non è piaciuta molto ai due allenatori, visto che l'aggressività difensiva è stata un po' latitante, un po' troppi alti e bassi da questo punto di vista. Però sicuramente partita piacevole, 38-37 il punteggio. Vedremo all'ingresso al terzo quarto gli aggiustamenti tecnici delle due formazioni. E noi ci risentiamo fra una decina di minuti per raccontare insieme gli ultimi due quarti di Agrigento Scafati. Si riprende sul 38-37, un minuto all'inizio di questo terzo quarto. C'è una variazione rispetto al quintetto iniziale di Scafati perché non c'è in campo Perez, c'è Crow. Per quanto riguarda Agrigento invece, nessuna variazione rispetto ai 5 di partenza. Michele, non stiamo ancora vedendo però la fortitudo che abbiamo visto nelle ultime 4 uscite. Certo influisce molto l'assenza dei due giocatori fondamentali. Sì, influisce molto, soprattutto
la vena realizzativa di Marco Evangelista in attacco, che riesce a scardinare sicuramente tutte le difese in maniera molto, molto efficace. Molto bene, mi sta sorprendendo invece l'atteggiamento molto molto positivo della Givova Scafati, nonostante le difficoltà di questo inizio di campionato. Stanno giocando sicuramente una buona pallacanestro, fatta di ottimi movimenti e ottima qualità. Vediamo in questo terzo quarto se Agrigento riuscirà a imporre il proprio ritmo, soprattutto difensivo. La prima azione nelle mani di Agrigento, con Zugno che gioca ancora il pallone tirando per trovare il più 3, non lo trova. Nel frattempo, diciamo, poco fa nessuna variazione, chiedo perdono perché non c'è Bucci, c'è proprio Ruben Zugno, che adesso intercetta il pallone, sempre Scafati in possesso di palla, con Crow che batte la rimessa. Ecco appannato adesso, ancora Crow, va da Santiangelo in post, arriva lo scarico per Naimi da 3 punti, gran canestro di Naimi, ispiratissimo oggi, già 13 per lui. Gran canestro, nonostante un passaggio non proprio al bacio di Santiangeli, che si era infilato in mezzo all'area. Tiro sembrava quasi senza ritmo, però che va a segno per l'israeliano di Scafati. Bell'Holter se la gioca col fisico contro Fantoni, riesce a trovare in qualche modo De Laurentiis, poi piazza, va via benissimo, va a trovare un buon tiro alla fine, non entra per una buona dose di sfortuna. Scafati mantiene il vantaggio su 40-38. Bravissimo Fantoni, in questa azione, ottima azione difensiva prima contro il lungo agrigentino e poi in aiuto contro la penetrazione di Alessandro Piazza. Crow, Santiangeli, ancora Santiangeli contro Piazza, lo scarico nuovamente per Naimi, va via Naimi, ancora trova il fondo della retina, 15° punto, 5 punti nel giro di un amen per il giocatore israeliano di Scafati. Adesso Zugno dall'altra parte esce dai blocchi Buford che riceve, trovato Piazza in buona posizione per il tiro, altro errore del play bolognese, possesso nelle mani di Scafati. Naimi show 5-0 di parziale, solo lui si prende anche questa tripla, fortunatamente per Agrigento va lunga e può ripartire con la transizione. Zugno cancellato da Fantoni, adesso transizione, anzi contropiede di Naimi, che trova una gran palla per Ammannato, bravo a gestire ai piedi il corpo e a schiacciare il 44-38, mentre il pubblico incita Agrigento in un momento difficile della gara. Si stacca Zugno, riceve in punta De Laurentiis che va da Bell'Holter con il ribaltamento, contro ribaltamento per Buford, blocco di De Laurentiis, giocato il pick and roll, De Laurentiis Buford non riesce a appoggiare al vetro De Laurentiis, che poi trova un buon tap out da 3, Piazza che tesaurizza l'extra possesso di De Laurentiis e trova il 41-44. Importantissimo canestro di Piazza per far ritrovare un po' di fiducia offensiva per Agrigento. Molto bene a rimbalzo il quintetto di Franco Ciani, premiato dalla tripla di Piazza. Bravo Bell'Holter a intercettare, attenzione al contropiede di Piazza, arriva il fallo antisportivo di Naimi, 2 tiri, più possesso per il play bolognese. E dopo tante perle di Naimi, qua una leggera sciocchezza andando a impattare contro il play della Fortitudo Agrigento, senza interessarsi minimamente del pallone, leggendo il regolamento, fallo antisportivo sacrosanto, perché non si è interessato minimamente della palla, ma ha cercato solo il contatto per fermare Alessandro Piazza, che purtroppo sbaglia il primo tiro libero, quindi si rimane sul 41-44 per Scafati. Realizza il secondo con un pizzico di fortuna, 42-44 il parziale. Possesso sempre quindi agrigentino, si stacca nuovamente Buford, trovato in punta, sale Bell'Holter, consegnato per Piazza contro
Naimi trovato, un buon pallone per Belolter che si fa spazio col fisico, trova il fallo di Ammannato che alza la mano e ammette la commissione del fallo. Due tiri liberi per l'americano De Grigento. Vediamo se con questi due tiri liberi riesce a mettersi in partita. Piazza lo trova magnificamente con una palla per fargli ritrovare un po' di ritmo offensivo. Sbaglia purtroppo anche il primo tiro libero, sicuramente limitato molto ma molto bene dall'ottima difesa di Fantoni, un giocatore che sicuramente in questa categoria fa tutta la differenza del mondo e non lo conosciamo sicuramente oggi. Solo uno su due per Belolter, difesa aggressiva di De Laurentiis su Ammannato, poi Crosi fa spazio, va da Santiangeli in post medio contro Piazza che lo disturba. Santiangeli comunque ha il possesso del pallone, la palla entra ed esce, grande bauto di esperienza di Fantoni, trova tre punti, piedi per terra, arriva l'errore, altro rimbalzo in attacco di Fantoni, poi Piazza ruba il pallone ma di carambola sul corpo, l'abbiamo visto da qui, il possesso è giustamente nelle mani di Scafati. Sta diventando anche un fattore offensivo Fantoni con questi due rimbalzi, offensivi, regala due extra possessi molto importanti per la sua Scafati. Santiangeli spalle al ferro, trova Fantoni, Naimi non gioca questa volta il pick and roll, anzi sì, Ammannato, trovata una gran palla per Fantoni, troppo difficile, intercettata bene da Buford che poi va fino in fondo, trova lo scarico per Zugno che temporeggia, va da Piazza ancora, Zugno extra pass per Buford che ci pensa un po' prima di tirare e arriva l'errore, ha perso qui il ritmo Buford. Sì, sono stati rinunciati un paio di tiri, dall'altra parte Naimi va ancora dentro però sbaglia ancora, Fantoni si ritrova il pallone tra le mani, un po' di scintille tra i due centri, Alessandro Piazza li divide immediatamente, niente di grave, ancora Fantoni comunque il più reattivo di tutti a recuperare questo extra possesso ancora per Scafati. Stanno diventando un fattore i rimbalzi in attacco per Scafati. Adesso Naimi va da Ammannato lontanissimo dal canestro, trovato Santiangeli contro Zugno, sempre Naimi alza la parabola, la palla ancora entra ed esce, l'ultimo a toccare è ancora Belolter, quindi rimessa al fondo per i campani. Si stanno svolgendo lì tanti secondi di questa azione perché Agrigento non riesce a recuperare questo pallone. Adesso Crow si stacca, Naimi che riceve, subito sale Fantoni per portare il blocco, buono il taglio di Fantoni che trova lo scarico per Ammannato da tre punti, costruito molto bene il tiro che entra con un po' di fortuna, per usare un eufemismo. Un po' di fortuna, però dai che ti dai, a suon di azioni in attacco prima o poi il canestro arriva. Nuovo leggero allungo da parte di Scafati, 47-43 il parziale. Zugno ancora in penetrazione con la mano destra, arriva l'errore, questa volta è Belolter a prendere il rimbalzo in attacco due volte, va da Piazza da tre, importante Alessandro Piazza, meno uno. Di nuovo da una tripla di Piazza, il risveglio offensivo di Agrigento che fa tanta fatica vicino al tabellone, ma da tre punti sta trovando ottime soluzioni. Buono lo scarico per Santiangeli, adesso si difende bene Agrigento, ancora Santiangeli contro Zugno, deve farsi spazio, tiro difficilissimo da tre, errore, rimbalzo di Belolter, transizione di Agrigento, temporeggia Piazza, aspetta Belolter per il blocco contro Naimi, Piazza ancora non va col tiro da tre, si arresta, tira da due, arriva l'errore, lotta De Laurentiis ma il rimbalzo è tutto di Ammannato, contro transizione di Scafati, non c'è un attimo di tregua, Naimi arresto, tiro di tabella, più tre Scafati. Bravissimo qua Naimi, c'ha questo palleggio arresto e tiro buttandosi leggermente in avanti, saltando molto, veramente veramente indifendibile. Stavolta appoggiandosi al tabellone trova due punti. La palla si incastra tra ferro e tabellone. La freccia dice Scafati e il possesso torna nelle mani campane
della squadra di Perdi Chizzi, escono Ammannata e Santiangeli, entrano Baltassar e Perez. Rimessa dal fondo della metà campo difensiva di Scafati per Crow. Naimi. Ancora Naimi contro Piazza, agguerritissimo contro di lui adesso, perché è l'uomo più pericoloso di Scafati. Naimi, attenzione al taglio di Fantoni, bravissimo Piazza a capire tutto. Viene caricato fallosamente poi da, credo, Naimi, sì, Naimi, che commette il suo terzo fallo della gara. Rimessa per Bucci. Bravissimo qua Alessandro Piazza a mettere la giusta pressione, a utilizzare le braccia per deviare questo scarico di Naimi, e quindi la conseguente palla recuperata da parte di Agrigento. Bucci contro Perez, che sta molto bene basso sulle gambe. Bucci ancora con un tiro difficilissimo, canestro pazzesco di Ryan Bucci. Bravissimo Ryan Bucci, ma questo è uno dei suoi tiri. Dopo il palleggio, arresto e tiro, sicuramente questo terzo tempo rallentato buttandosi leggermente indietro è un suo marchio di fabbrica. Ruota bene la difesa di Agrigento, adesso altro blocco di Baldassarre, cambio difensivo, Naimi contro De Laurentiis, Naimi da tre, errore, rimbalzone di Buford, c'è Bucci in buona posizione, può andare da tre punti per il sorpasso! Ryan Bucci, 50 a 49! Grandissimo Ryan Bucci, ottima tripla che riporta in vantaggio il quintetto agrigentino. Presa benissimo in transizione con la copertura a rimbalzo offensivo di De Laurentiis. Difesa pazzesca di Piazza, ma anche di tutta la difesa agrigentina. Baldassarre trova la via del tiro, alla fine il rimbalzo premia Piazza, che va ancora da Bucci, da tre importante anche questo. Bucci ha voluto strafare qui, mentre De Laurentiis si è fatto male, vistosamente dolorante a terra. Molto dolorante, qui non ho ben visto cosa sia successo. Michele, tu hai visto qualcosa di più di me? No, anch'io non ho visto bene, ma credo caviglia, si è toccato immediatamente la caviglia, mi sa che ha messo il piede sopra il piede di Baldassarre. Lo vediamo parecchio dolorante. Altra brutta tegola sulla già sfortunata compagine siciliana, che ha già fuori Chiarastella ed Evangelisti per infortunio. Speriamo che con un po' di ghiaccio e stringendo un po' i denti riesca a recuperare per rientrare in partita, perché c'è bisogno veramente di tutti per riuscire a battere questa solidissima e molto ostica Givova Scafati. Sicuramente per adesso ci sarà il cambio, in campo Innocenzo Ferraro a lottare sotto i tabelloni. Intanto ricordiamo il parziale, 50-49 per la Fortitudo, 2 minuti dalla fine del terzo quarto. E la rotazione passa da 7 a 6 improvvisamente, diventa ancora più difficile gestire questo minimo vantaggio di un punto. Panzini che riceve dalla rimessa di Crow. Naimi ancora, show difensivo straordinario di Ferraro, ma c'è un problema col cronometro ai 24. Qui Ferraro aveva fatto un'altra magia. Bravissimo, piedi molto veloci, preso molto bene il tempo per questo show difensivo. Aveva portato il playmaker della squadra avversaria fino a metà campo prima che gli arbitri interrompessero per un problema al cronometro dei 24. Si ripartirà con 18 secondi e rimessa laterale per Scafati. Ecco Crow che si appresta a battere la rimessa.
Diventano quindi tre gli infortunati adesso in casa Fortitudo. Si stacca Panzini che riceve contro Ryan Bucci. Adesso Fantoni con il blocco consegnato per Naimi, altro show difensivo strepitoso di Ferraro che poi si perde Baldassarre, arriva l'errore, rimbalzo di Buford. C'è Bucci in buonissima posizione, praticamente solo, fa saltare bene Naimi, errore di Belholter sotto il canestro. Complice un fallo di Fantoni, due tiri liberi per Damian Belholter. Bravo e lucido Ryan Bucci in questa situazione, fa saltare l'avversario, si accorge di avere i piedi non proprio in posizione perfetta per il tiro, trova vicino a canestro Belholter con un'ottima posizione interna. Fallo di Panzini che evita il 2 più 1, mette il primo Belholter. Sbaglia anche il secondo, sbaglia il secondo, sfortunato, si resta sul 51-49. Naimi ancora contro Piazza, è lo scontro principe di questa partita molto equilibrata. Naimi lo scarico per Baldassarre, Panzini, blocco di Baldassarre, ancora Panzini, va nuovamente a Baldassarre, fa saltare Ferraro, appoggia al tabellone il tiro, rimbalzo, attacco di Cro che trova benissimo Panzini, non si sente di tirare, mismatch contro Ferraro che lo deve tenere. Vada Fantoni in post medio contro Buford, si gira benissimo, Fantoni cancellato nuovamente da Belholter, poi Piazza va fino in fondo, arriva l'errore, ma c'era un fallo di Baldassarre che io obiettivamente avevo visto, infatti ero un po' stranito dal fatto che l'arbitro non l'avesse fischiato. Il fallo è arrivato, sono due tiri liberi per Alessandro Piazza. Sì, spinta leggera, leggera da dietro, quasi quasi ci scappa il gioco da tre punti, ma gli manca leggermente la gamba per concludere il 2 più 1 ad Alessandro Piazza. Comunque nuovamente in lunetta il piccolo playmaker della Moncada Agrigento per incrementare il minimo vantaggio di due punti della formazione siciliana. Nell'azione precedente in difesa, grandissimo Belholter, cancella Fantoni e non gli fa fare due punti facilissimo che avrebbero rimpattato la partita. Mette il primo Alessandro Piazza, 52-49, più 3 per Agrigento, può andare a due possessi di vantaggio con il tiro libero Alessandro Piazza. 2 su 2 per il playmaker ex Fortitudo ed ex Viola Reggio Calabria. Blocco di Panzini, subito cambio difensivo. Show di Belholter molto insistito, Ferraro bravissimo a capire tutto, ruota alla grande Ferraro, lo stesso che rimane nelle mani di Scafati, ma con 10 secondi per completare l'azione offensiva. Nicola Scro dal fondo, arriva il pallone per Naimi da tre punti, difficilissimo, secondo Ferro, bravo Ferraro a praticamente sradicare il pallone dalle mani di Fantoni. Piazza, Belholter in punta, Ferraro va da Perrin Buford, ancora Buford contro Crow, Buford va contro Fantoni, Buford arresto, tiro, bersaglio! Bravissimo, con pazienza, un secondo dalla fine dei 24, gran canestro per il più 6 agrigentino e adesso grande difesa in questi ultimi 6 secondi. Buon fallo di Belholter perché è solo il secondo di squadra e blocca la penetrazione di Naimi che poteva diventare piuttosto pericolosa. Più 6 per Agrigento grazie al canestro di Buford. Eccolo Naimi, apertissimo da tre punti, lasciato troppo libero, arriva l'errore. Qui un po' di fortuna per Agrigento perché Naimi poteva tranquillamente mettere il canestro al meno 3, si chiude sul meno 6 questo terzo quarto. 55-49.
qui poca comunicazione qua in quest'ultima azione difensiva da parte del quintetto di coach Franco Ciani, graziato da Naimi, una tripla apertissima. Quindi si va all'ultimo mini riposo sul 55-49. Buon vantaggio visto l'andamento della partita, questi 6 punti per Agrigento, che è riuscita sicuramente a mettere molta più pressione difensiva contro il quintetto campano. Ha dato un po' più di libertà a Naimi, però è riuscita a limitare molto, diciamo, gli altri comprimari della squadra allenata da coach Perdichizzi. Poi in attacco è riuscita ad attaccare molto bene il ferro, a portare a casa ottimi tiri liberi che hanno permesso questo mini allungo, ricordiamolo, sul più 6, 55-49, il parziale del terzo quarto. Rientrano le squadre in campo, vantaggio di 6 punti per Agrigento, che ancora non mette in sicurezza questa vittoria. Nuovamente Panzini, è entrato Santiangeli. Per Agrigento quasi possiamo dire quintetto obbligato, anche se c'è Zugno in panchina. De Laurenti lo vediamo abbastanza abbacchiato e dolorante in panchina, quindi mi sa che non potrà essere della partita. Dispiace, purtroppo. Gli infortuni fanno parte del gioco. Dall'altra parte forzatura da parte di Buford, vediamo se ne approfitta scappato. Santiangelo gioca un buon pick and roll per Ammannato, che si fa spazio, non trova la via del canestro, tocca per ultimo Ferraro, possesso nelle mani di Scafati, mentre prima lo sottolineavi tu, altra forzatura di Buford, che si trova già a quota 12 punti, mentre qui arriva un fallo precisamente di Ferraro, che spinge l'avversario. Altra rimessa dal fondo per Scafati, e Piazza il miglior realizzatore di questa gara insieme a Naimi dall'altro lato, entrambi con 17 punti a carico. Santiangeli, Naimi, ancora Naimi contro Brucci, crossover, arresto, tiro cortissimo, improvvisamente la palla va da Santiangeli, ancora Naimi da Cro, nuovamente Naimi da 3 punti, questa volta la palla entra ed esce, lotta Ferraro, il rimbalzo però tutto di Belotter, possesso nelle mani di Agrigento. Bene, bene Ferraro ad aiutare sempre al rimbalzo. Nel terzo quarto l'unica nota leggermente negativa sono stati i rimbalzi offensivi di Scappati, ma bravissimo ancora Ferraro ad attaccare forte il ferro e a trovare uno scarico per 2 punti comodi di Belolter. Santiangeli disturbato da Bucci, adesso Crow, Ammannato, Baldassarre contro Ferraro, Baldassarre ancora contro l'ex giocatore di Roseto, Baldassarre fino in fondo, ottima difesa di Ferraro e Belolter, adesso Piazza con il contropiede si ferma, si allacciano entrambi, il fallo è sanzionato a Belolter, palla recuperata ai Scafati. Ma qua è caduto un po' troppo facilmente a Mannato, io in queste situazioni sinceramente non fischierei niente, un po' di sano contatto, un po' di sano agonismo ci sta sempre qua. Si è lasciato un po' cadere, forse un po' troppo. Gli arbitri, ripeto, sono più vicini di noi e hanno il fischietto in bocca, quindi
hanno visto una spinta irregolare di Belorter. Vediamo se Scappati riesce a riavvicinarsi. Naimi forse un po' stanco, sbaglia anche questo layup. Sbaglia Naimi e questa è una notizia. Poi Belorter, un po' di confusione fuori alla linea da tre. Buford contro Crowe, blocco di Belorter, si fa spazio Buford al resto, tiro, altro errore, rimbalzo però di Buford che con un tap out restituisce il pallone a Ferraro che poi lo dà a Piazza, blocco di Belorter, Piazza, buono il pallone per Belorter però respinto da Santiangeli. Naimi aspetta lo scarico per Santiangeli, ma che giocata ancora di Piazza che è imbufalito. Poi Bucci fa saltare Fantoni, arresto, tiro, bersaglio! Time out per Vichizzi, vola Grigento, ma che piazza! Che piazza davvero, fa un recupero straordinario dei suoi. Veramente, era lontano 4 metri, ha messo uno sprint e ci ha messo la mano lì in mezzo. E Santiago non si è ritrovato più il pallone. Parte che dire della pulizia tecnica e del meraviglioso palleggio arresto e tiro di Ryan Bucci che porta al massimo vantaggio Agrigento 59-49, ma la partita è ancora lunga, ancora 7 minuti e mezzo da giocare, ma sicuramente l'atteggiamento difensivo di Agrigento è cambiato. La riprova, sono i soli 12 punti realizzati da Scappati nel terzo quarto e 0 ancora punti in questi primi 2 minuti e mezzo di quarto quarto. Vediamo se per Vichizzi in questo time out è riuscito a trovare qualche soluzione offensiva per far sbloccare i suoi. 7 minuti e 28 alla fine, meno 10 per Scafati. Agrigento che ha alzato le mura difensive. Naimi ancora contro uno scatenato Piazza oggi. Crowe, Fantoni, ammannato di gancio destro, altro errore, altra buona difesa di Agrigento. Adesso Piazza che va subito da Bucci, anzi no, si ferma. Va da Belorter, consegnato per Bucci contro Santiangeli. Bucci ancora da Piazza, taglio di Ferraro visto adesso. Ferraro ancora, trovato Buford. Fantoni capisce tutto e con un guizzo di mani riesce a evitare che il pallone vada tra le mani dell'americano agrigentino. Rimessa al fondo per Agrigento con 5 secondi per completare l'azione offensiva. Vediamo Piazza che batte la rimessa. Riceve nessuno, Piazza con un miracolo va da Belorter! Michele, cosa abbiamo visto? Pazzesco davvero! Prima batte la schiena, batte la palla sulla schiena di Naimi e poi con un assist dietro la schiena per la bomba di Belorter. Mi sa che abbiamo una numero uno della top 10 della settimana, perché veramente queste cose non voglio esagerare, ma settimana scorsa l'ho visto fare un certo Teodosic e anche qua Piazza con una visione forse non umana, incredibile, veramente incredibile. Due tiri liberi per Fantoni sul più 13, il solito ultimo quarto di Agrigento che spazza via ogni speranza degli avversari di rimonta. Di certo la partita non finisce qui, comunque è ancora tutta da vivere con Fantoni che si appresta a tirare il suo primo libero. Arriva il primo. Vediamo il secondo. Errore, rimbalzo di Belorter, si rimane sul più 12 per Agrigento con Piazza. Bucci, ancora Piazza contro Naimi. Bucci da tre, importante, anzi pesca la linea, ma va bene comunque. 6-4, 5-0, nuovo massimo vantaggio Agrigento. Perfetta esecuzione da parte di Agrigento, provano a mettere i bastoni tra le ruote anticipando i passaggi i ragazzi di coach Perdichizzi, ma arrivano sicuramente lo stesso all'obiettivo,
gli uomini di Franco Ciani, dall'altra parte risponde colpo su colpo Santi Angeli, tripla che dà un po' di ossigeno a Scafati. Belolter, Bucci, piazza ancora Bucci, stavolta pressato bene da Santi Angeli. Bucci ancora pick and roll con Belolter, c'è il taglio di Ferraro non visto, errore di Belolter, attenzione al possibile rientro di Scafati. Naimi ancora, Naimi va da Crow, da tre punti importante Crow, subito meno 8 in un amen parziale di 6-0 che fa ritornare Scafati pienamente in partita. Decisamente 6-0 che fa male, però brava anche Scafati a trovare questi due tiri in ritmo in un momento non molto felice per l'attacco campano. Buford errore, rimbalzo che arriva casualmente nelle mani di Bucci, extra possesso per Agrigento, piazza, arresto, tiro! Anche con i canestri, anche con i punti, oggi piazza non ha intenzione di fermarsi. Di solito lo vediamo più assist man Alessandro Piazza, ma questa sera, visto che il realizzatore principe Marco Evangelisti è assente, si prende anche le responsabilità offensive e non fa rimpiangere l'assenza della guardia agrigentina. Poi il rientro difensivo di Agrigento non è ottimale, ne approfitta Crow per riportare i suoi a meno 8. Scafati sembrava quasi morta, sembrava non avesse più energie, ma la tripla di Santi Angeli e poi quella di Crow hanno ridato un po' di vigore alla squadra campana. Agrigento non deve alzare ancora le mani dal manubrio perché la partita è ancora lunga, 4 minuti e 46 ancora da giocare, tutto è possibile nella pallacanestro. Si ritorna in campo sul meno 8 per Scafati. Ha trovato un buon canestro con Crow, molto veloce, molto importante infatti. Possesso nelle mani di Agrigento con Bucci. Adesso piazza. Buford. Si stacca piazza. Naimi lo soffre veramente tanto. Ancora Buford in fade away, molto pulito questa volta. Perry Buford, più 10 nuovamente per Agrigento. Perry Buford sfrutta il maggiore tonnellaggio nei confronti di Crow, si appoggia molto bene con la spalla e trova così lo spazio per effettuare questo ottimo fade away. Dall'altra parte ancora la pressione difensiva di Agrigento viene premiata con un brutto ribaltamento da parte di Amandato e un'altra palla recuperata per la Moncada. Belolter alla rimessa per piazza, possesso importante perché può impattare nuovamente la partita Agrigento. Belolter consegna per Bucci, Ferraro ancora consegnato per Bucci, ancora Bucci da tre, Bucci primo ferro, Buford riesce bene a tenere in campo il pallone, rimbalzo d'attacco ancora una volta per Agrigento, Buford ancora contro Belolter, Buford si fa spazio, arresto, tiro stoppato bene da Crow che mette le mani sul pallone. Sì, stoppato, pizzata anche da una leggera scivolata di Belolter. Di là ritrovano il gioco tra lunghi che tanto bene aveva fatto nei primi due quarti Scafati. Buford prova a metterci una mano ma commette fallo ai danni di Fantoni che tornerà in lunetta per altri due tiri liberi. Mette il primo Tommaso Fantoni, meno 9 per Scafati. Arriva il 2-2 importante di Fantoni, rimane quindi in partita
Scafati. Adesso Buford Bellholter va da Bucci, si stacca Piazza che non riceve, Bucci ancora, può giocare con Ferraro, Ferraro si ferma, vada ancora da Bucci che va poi assolta da Piazza, gran palla per Ferraro che prende il fallo, ma ancora un'invenzione di Piazza che toglie dal veramente da sotto un treno l'attacco di Agrigento che stava per perdersi così. E ha trovato una gran palla per Ferraro che si è preso due tiri liberi molto importanti. Bravo Piazza a trovarla, bravissimo Ferraro a crederci con un taglio molto profondo e in velocità. Rimane un po' in aria, tanto che basta per prendersi il contatto e per andare in lunetta. Purtroppo sbaglia il primo tiro libero. Si rimane sul 68-60. ...69-60 il parziale, 3-18 dalla fine. Naimi, grande show difensivo di Bellholter che poi commette fallo, è il quinto di squadra e quindi Naimi va in lunetta per portare la sua squadra sul meno 7 a 3 minuti dalla fine. Sì, qua leggera sciocchezza parte del playmaker bolognese, ha alzato un po' troppo la pressione, Naimi ha fatto vedere bene il contatto, ma col bonus raggiunto manda facilmente in lunetta Naimi, stoppando anche il cronometro. Realizza il primo, realizza anche il secondo, se non vado errato, 20° punto per lui, 69-62. Piazza, Bucci, ancora Piazza, blocco di Ferraro a favorire Bucci, riceve il giocatore romano, ecco Bucci adesso, arriva il fallo di Santiangeli, secondo di squadra, quindi solo rimessa laterale per Scafati che ha ancora altri due falli da spendere, quando siamo a 2 minuti e 56 dalla fine della gara, 69-62 in favore di Agrigento. Adesso Bucci con 14 secondi per concludere l'azione offensiva, difesa aggressiva di Scafati con Naimi che vuole fermare Piazza, Buford trova un buon pallone per Bellholter, gran palla per Ferraro che fa saltare Santiangeli, grande azione di Agrigento. Grande azione corale, grande azione di squadra, tutti fanno un passaggio in più per trovare il canestro più facile, più vicino al ferro, ne approfitta in questo caso Ferraro, altri due per lui. E ancora più 9 per Agrigento, dall'altra parte anche Scafati fa girare molto bene la palla, parte tutto dal pick and roll di Naimi, altra tripla di Crow che accorcia le distanze, 71-65. Scafati non vuole sapere nulla di mollare, adesso Buford contro Crow, Buford ancora, si fa spazio, va da Ferraro, da 3! Si ferma Innocenzo Ferraro, seguito di Trapani, altra tripla pesante, l'anticipo di Bucci, l'ultimo a toccare è stato proprio lui, arriva un cambio, entra Baltasarre, esce Ammannato, più pericoloso dall'arco, è lontano dal canestro di Ammannato, sicuramente l'ex giocatore di Trapani. Ferraro ha rinunciato a tante triple per mettere la palla a terra e creare per gli avversari, in questo caso quella importante la prende e la realizza, momento magico sicuramente della sua stagione. Crow sbaglia la terza tripla di fila, Bucci con molta fretta va da Buford e va da Piazza e fa bene a temporeggiare, 1:40 con un vantaggio di 9 punti e sicuramente una buona occasione per giocare con il cronometro. Piazza, va da Ferraro che questa volta non tira anche se era molto tentato, Buford in penetrazione, va da Bellholter per chiuderla, game, set and match, Agrigento batte Scafati, un'altra tripla del lungo di un lungo agrigentino per chiudere questa partita, più 12 per Agrigento, 7-7-6-5. Ormai è fatto, 1:12. Scafati sembra non averne più e il palamontale è assolutamente una bolgia.
la scrova alla rimessa, Naimi subito da tre, va con il meno 9, vuole regalare ancora qualche speranza ai suoi, ma diventa veramente complicato. Brava Agrigento a sorpassare la metà campo, gestisce bene il possesso con Piazza, un minuto alla fine. Sant'Angeli carica fallosamente Piazza. È solo il quarto di squadra per Scafati, quindi con la rimessa laterale per Agrigento. Buford, blocco di Berholter, Buford ancora contro Crow, altro blocco di Berholter, Ferraro si butta dentro, lo scarico per Buford che si alza da due punti, la palla entra, esce e rientra, più 11, 40 secondi alla fine con Sant'Angelo adesso che va da tre punti, quasi un airball, solo primo ferro. Buford ancora contro Crow, gestisce il pallone, Crow lo disturba, commette fallo. Quarto di squadra arriva adesso mentre entra per Agrigento il giovanissimo Giuseppe Cuffaro, prodotto del settore giovanile della squadra siciliana. Esce tra scroscianti applausi, una standing ovation per un super Alessandro Piazza, meritatamente l'indiscusso MVP di questa gara che sancisce la quinta vittoria di fila per gli uomini di Franco Ciani, il quale adesso si appresta a vincere anche, direi meritatamente, il premio come miglior allenatore di dicembre, dato che dicembre ha significato solo vittorie per Agrigento. Cuffaro si butta dentro, quasi trova il canestro, avrebbe fatto esplodere il palazzetto. Perez anche lui buttandosi dentro, altro errore. Poi Buford che va fino in fondo, lo scarico per Ferraro che pesta la linea da due, ma segna il canestro dell'81-68. Bella immagine vedere il canestro di Cuffaro, che ovviamente è ben voluto dalla tifoseria essendo cresciuto in questa città. Game over all'Agrigento, Fortitudo batte Scafati 81-70, quarto quarto dominato dagli uomini di Ciani, quinta vittoria consecutiva dopo quelle di Tortona, Ferentino, Trapani e Rieti, nonostante le assenze di Evangelisti e Chiara Stella. Agrigento gestisce bene e vince la sua quinta di fila. A questo punto l'appuntamento va a giorno 6 gennaio per passare insieme un duorette durante la giornata dell'Epifania, per vivere insieme Agrigento contro Virtus Roma, prima giornata del girone di ritorno. La prima giornata del girone d'andata proprio contro Roma vide la Fortitudo uscire sconfitta in una trasferta molto difficile. Vedremo come si concluderà la prossima giornata. Io vi do il mio saluto nell'augurarvi una buona serata e ovviamente un buon inizio di 2017. Ci risentiamo appunto nell'anno 21, 6 gennaio 2017, Agrigento Roma. Un saluto da Salvo Trifirò. Thank you.